informazioni che non sono state ancora ufficializzate, e allora andiamo con quelle presunte che però, stando alle informazioni della vigilia, dovrebbero essere poi confermate dai fatti. Il Brescia giocherà con Castellazzi in porta, Petruzzi, Calori e Bonera a rappresentare il reparto difensivo, Binotto, Antonio Filippini, Guardiola, Emanuele Filippini e Sussi a centrocampo, Caracciolo e Toni di punta. Risponderà il Perugia con Cordoba, il colombiano a guardia dei pali, Rezzai di Loreto e Milanese in difesa, nella zona nevralgica del campo Zemaria, Tedesco, Nil, Blasi e Grosso, e in attacco Vrizas e Bazzani. Eravamo ancora in attesa delle formazioni ufficiali per quanto riguarda l'incontro di Brescia fra Brescia e Perugia. Vediamo se Ugo Russo adesso è in grado di ufficializzare le formazioni che d'altronde aveva già individuato. Incredibile ma vero, non abbiamo ancora le formazioni, probabilmente è l'unico campo in tutta Italia di tutte le categorie dove non sono state ancora distribuite le formazioni ufficiali. Qualche notizia comunque trapelata: nel Brescia probabilmente Caracciolo andrà in panchina e giocherà Bachini, mentre nella Perugia, confermata la coppia d'attacco Vrizas-Bazzani, giocherà a centrocampo anche Baiocco. Per ora è tutto, provenzali, naturalmente appena avrò le informazioni ufficiali finalmente le declamerò una volta per tutte. Ed è uno sventolio di bandiere incredibile, uno sventolio di bandiere bianco-blu nella curva che ospita i tifosi del Brescia. Anche qui si è appena esaurito il minuto di raccoglimento per combattere il terrorismo e la partita sta per cominciare. Novità sulle formazioni: ci hanno annunciato che le stanno stampando in questo momento, quindi appena ovviamente le avremo potremo finalmente raccapezzare quelli che saranno gli schieramenti, ma faremo sicuramente prima a guardarli nel campo con le squadre schierate. Confermiamo l'impiego di Jonathan Bachini nelle file del Brescia, dunque Caracciolo in panchina si rivede anche Tare, l'albanese che era infortunato ma ha recuperato a tempo di record per eventualmente mettere a disposizione la sua esperienza alla causa bresciana. Il Perugia comunque con il giocatore Vrizas e Bazzani cercherà di pungere laddove le circostanze dovessero permettere, naturalmente un qualcosa di positivo in attacco per il Perugia. La partita è cominciata da un minuto e dunque noi restituiamo la linea al collega successivo, esattamente al Dele Alli. Siamo arrivati qui esattamente al quinto minuto e 30 secondi e finalmente abbiamo le formazioni ufficiali, che poi sono quelle che vi abbiamo detto, con un paio di novità soltanto, cioè il Brescia sta giocando con Castellazzi, Bonera, Petruzzi e Mangone, Emanuele, Antonio Filippini, Sussi, Binotto e Guardiola a centrocampo e di punta Toni affiancato da Bachini, che naturalmente opererà anche ad armanforte al centrocampo. Il Perugia con Cordoba in porta, poi con Zemaria, il Di Loreto e Milanese in difesa, Blasi, Grosso, Baiocco, O'Neill in centrocampo con Rezaei anche a sussidiare naturalmente nella zona centrale della difesa, e Zemaria in apporto al centrocampo, e poi in attacco Vrizas e Bazzani. Ora il pallone è stato recuperato da Cordoba, sono fasi di studio in una partita molto delicata. Per ora è tutto, linea a Raffa.